patologie di alternanza che purtroppo spesso vediamo. Si è tenuta venerdì 18 maggio alla SAA School of Management di Torino la premiazione delle scuole e delle imprese che hanno partecipato alla 10ª edizione del progetto Scopri Talento, proposta di alternanza scuola-lavoro sviluppata dalla SAA in collaborazione con la città metropolitana, l'ufficio scolastico territoriale e il Dipartimento di Filosofia e Scienza dell'Educazione dell'Università di Torino. Scopri Talento è un progetto che si basa su una didattica attiva, orientativa e multimediale ed è rivolto agli studenti del triennio della scuola superiore. Tra i suoi obiettivi, aiutare gli studenti a individuare le proprie abilità e competenze. Per noi è stato importante sviluppare questo progetto perché ci consente di far sì che i ragazzi che fin dall'inizio del loro percorso all'interno della nostra struttura sviluppano delle competenze trasversali e quindi sono abituati non solo a ragionare in termini di risultati a livello didattico ma anche a livello di capacità gestionale, capacità manageriale di svolgere le attività. Ecco, questo tipo di percorso, quindi questo orientamento a sviluppare quelle che sono le soft skills, la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di lavorare per progetti, la capacità di gestire anche lo stress, se vogliamo, diventano capacità, competenze che sono spendibili molto bene nel mondo del lavoro, dove ormai è necessaria una competenza trasversale e che vengono già fin dall'inizio applicate collaborando con quelli che potrebbero essere i nuovi studenti della SAE, comunque di qualsiasi altra struttura dell'università, dove possono iniziare a capacitarsi e orientarsi su quelle che saranno poi le loro attitudini, aspettative e quindi per permettere loro di svolgere bene un percorso che a loro è adatto e quindi a garantire loro soddisfazione per se stessi ma anche per gli interlocutori con cui lavoreranno. La manifestazione è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sull'alternanza scuola-lavoro. Ne hanno parlato il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Stefano Suraniti, i ragazzi della consulta degli studenti e la consigliera metropolitana all'istruzione e alla formazione professionale. Questi primi anni di alternanza scuola-lavoro hanno comportato per la città metropolitana un lavoro importante. Ci siamo messi in questa avventura, diciamo, per aiutare le scuole in una dimensione di coprogettazione, appunto, non delle alternanze nelle quali le aziende decidono il pacchetto che poi danno direttamente alle scuole. No, si deve parlare di una coprogettazione, quindi la scuola, l'insegnante, il ragazzo devono essere davvero protagonisti fin dall'inizio nella progettazione stessa del percorso, quindi non deve essere un pacchetto ma deve essere qualcosa di condiviso, anche perché immaginiamo che l'alternanza sia proprio il momento di incontro tra le aziende e quindi il mondo del lavoro e il mondo della formazione, della scuola, e solo nella coprogettazione si può avere davvero un discorso di condivisione. È lì che si mettono in campo quelle che sono le caratteristiche di due mondi che spesso hanno difficoltà nel parlarsi, ed è proprio questo il valore aggiunto dell'alternanza.